Helsinki è una storica città azera sulla via della seta ed è per la produzione della seta che è conosciuta, in particolare per i suoi foulard chiamati kelagai. Accessori la cui fabbricazione richiede un processo particolare, competenze specifiche e molta materia prima. La nostra azienda opera dall'inizio del secolo scorso. Abbiamo un ciclo completo di produzione della seta, dalla materia prima al foulard kelagai. Un bozzolo produce circa 1000 metri di filo di seta e per fabbricare un solo kelagai sono necessari più di 1000 bozzoli. I bozzoli vengono messi in acqua bollente per ammorbidire e sciogliere la gomma che li tiene insieme. Questo è un passaggio cruciale nel processo di produzione perché garantisce che la continuità dei fili non sia danneggiata. Ogni filo viene quindi estratto dal bozzolo e avvolto su una bobina. Sebbene la procedura sia completamente automatizzata, necessita comunque di supervisione umana. Il processo di tintura richiede abilità, sensibilità e delicatezza. I produttori di kelagai utilizzano essenze naturali come crespino, mela selvatica, zafferano, ribes e sommacco. I foulard vengono poi stesi ad asciugare, quindi decorati con motivi speciali che rappresentano la parte più importante del kelagai. Nel villaggio di Baskal, Abbasali Talibov, artigiano kelagai di quarta generazione, è uno dei pochissimi che conservano quest'arte. I motivi sono realizzati con timbri di legno di pero, noce e melo selvatico chiamati galib. Senza curarsi del passare delle mode, questi disegni sono rimasti intatti per secoli. Richiamano piante e forme geometriche, particolarmente apprezzato il paisley. Hayat Khalilova disegna e vende foulard kelagai nel suo negozio di Baku e ci spiega come essere sicuri dell'autenticità del prodotto. Un autentico kelagai azero deve passare attraverso un anello. Proviamo insieme e vediamo cosa succede. Come potete vedere, questo foulard kelagai passa facilmente attraverso l'anello, quindi è autentico. Difficilmente i turisti se ne vanno senza comprare almeno un foulard. Vivo a Ginevra da più di 15 anni. Al ritorno vorrei regalare qualcosa di originale a mia suocera. Il kelagai rappresenta veramente l'Azerbaigian, è originale, molto carino, quindi ho pensato che fosse perfetto come regalo. Sono andata a Baskal per vedere il luogo dove sono prodotti i bellissimi foulard kelagai. E sono rimasta incantata da quello che ho visto. Perché a Baskal questi foulard sono fabbricati da uomini, che li fanno con le loro mani, per farne dono alle donne. Nel 2014 il kelagai è stato inserito dall'UNESCO nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.